Reunion Paola e Chiara. Le due cantanti raccontano tutto la verità. Paola e Chiara hanno fatto il loro ritorno in TV, hanno rilasciato un'intervista a Fabio Fazio che, nel corso di Che tempo che fa, ha posto loro la domanda da $1 milione, ci sarà una reunion? Entrambe hanno spiegato di aver diviso artisticamente le loro strade, attualmente Paola è una DJ mentre Chiara un'attrice. E non hanno nessuna intenzione di ricomporre il duo. Ricorderanno sempre con piacere i successi ottenuti, ma la musica non le unirà più. Prosegue, invece, la carriera da cantante di Paola, che ha recentemente realizzato un brano con Miss Kita, LTM. Paola e Chiara, che lavoro fanno oggi? A Che tempo che fa? Paola e Chiara hanno fatto questa confessione, noi siamo una famiglia. Questo resterà per sempre. Dividersi è molto malinconico, però è corretto quando si giunge alla fine di un percorso. Paola ha spiegato cosa fa oggi, sono una DJ, una Instagrammer, ma continuo sempre con la musica. E infatti è appena uscito il suo pezzo con Miss Kita. Dopo le parole della Litizzetto su Amadeus, Paola ha detto, parlando del suo ultimo brano, il tema è quello delle donne. Noi non vogliamo stare un passo indietro, ma stare alla pari degli uomini. Così è giusto e corretto. Curiosità su Paola e Chiara. Un aneddoto particolare: il turno di Chiara. Dovevo combattere la mia timidezza. Per questo ho fatto diversi corsi di recitazione e me ne sono innamorata. Ho proseguito con la musica, ma il mio sogno è quello di fare l'attrice. Dopo le lacrime di Uma Thurman, l'intervista a Elisa e il ritorno di Lucianina, Paola ha parlato di un aneddoto legato a Marzullo. Qualche mese fa, avevo un'intervista a Roma su Repubblica. Tornando in treno, ho usato il bagno. Ora è tutto automatizzato, si apre la porta e nel bagno c'era lui.